La pasta cacio e pepe è solo apparentemente una ricetta semplice. In realtà è tra le paste asciutte più difficili da farsi, ma io conosco un piccolo trucco. Iniziamo a buttare in acqua salata 200 g di spaghetti per due persone. Prendiamo poi 80 g di pecorino romano e lo grattugiamo. Se non trovi il pecorino romano, puoi usare un altro formaggio di pecora stagionato. Serve poi del pepe e infine l'ingrediente magico, un cucchiaino di maizena, che è amido di mais. Quando la pasta è a metà cottura, prendiamo un mestolo di acqua, lo mettiamo in padella con fuoco medio-basso, aggiungiamo la maizena e la facciamo sciogliere bene. Quando è ben sciolta, aggiungiamo 3/4 del formaggio e giriamo. Grazie all'amido si formerà subito una bella cremina. Col fuoco al minimo mettiamo in padella gli spaghetti, giriamo aggiungendo il formaggio restante e quanto pepe si desidera.